Al Teatro Piccolo Bellini, conferenza di presentazione dello spettacolo evento Diego, non sarò mai un uomo comune. Sono intercorsi 30 anni dall'arrivo al San Paolo del più grande calciatore di tutti i tempi, Diego Armando Maradona. La compagnia Vodisca mette in scena e racconta la Napoli degli anni Ottanta, non solo i trionfi del Pibe d'Oro, ma anche la storia d'amore tra due tifosi di una squadra stellare. Si rivivono inoltre i momenti di una città allo sbando: la guerra all'eroina, il totonero, la chiusura dell'Italsider, la dilagante disoccupazione, ma anche le gioie di un popolo in cerca di riscatto, il mito mai tramontato di Diego Armando Maradona e del suo infallibile e magico piede sinistro. Federico TV segue l'evento. Con questo spettacolo siamo riusciti a raggiungere più di 250 coproduttori, quindi persone che si sono impegnate senza un contratto scritto, quindi comunque basandoci semplicemente sulla fiducia di queste persone, ad acquistare preventivamente il biglietto. Questo ci ha permesso di provvedere praticamente a tutto quello che era necessario, no? Per creare uno spettacolo, dalle luci, dalla pubblicità, dalle scenografie, dagli costumi, dalla stessa paga, diciamo, degli attori, delle prove, del regista, tutto quello che serviva. Diego non sarà un uomo comune, una ragazza protagonista in uno spettacolo calcistico e non. Sì, Diego non sarà, perché veramente non sarà mai un uomo comune, e non sarò mai un uomo comune, non vi svelo il perché, altrimenti svelerei tutto lo spettacolo, però il sottotitolo riguarda proprio la vicenda di questi due protagonisti. Io interpreto Tonia, che è una ragazza che è cresciuta un po' troppo in fretta, mi viene da dire, un personaggio molto complicato, difficile, ricco di sfaccettature, che si ritrova ad essere abbandonata dal papà e quindi a ricostruire pezzi della sua vita un po' andata a rotoli da sola, totalmente da sola. Ci riesce anche con l'aiuto di Lello, è una ragazza che indossa una maschera perennemente fino a quando appunto Lello, che è appunto l'altro protagonista, non riesce a toccare dei punti che riescono a farla sciogliere. È secondo me un personaggio molto, molto attuale, rispecchia molte donne napoletane che, soprattutto in momenti di crisi come quello che stiamo vivendo purtroppo adesso, mettono la maschera pur di portare avanti la famiglia, di non mostrare le difficoltà che ci sono ai propri figli, soprattutto alle persone che gli vogliono bene. È un personaggio che mi sta dando molte soddisfazioni. Dal 20 marzo al Teatro Bellini, proprio quando il Napoli al San Paolo affronta il Porto in una importantissima gara di Europa League. Assolutamente sì, noi viviamo praticamente questa dualità, no? L'essere in scena ma col cuore anche essere con il nostro Napoli. Noi siamo tifosi di questo Napoli, del Napoli degli anni Ottanta. Se ci pensiamo, in realtà non è cambiato poi tanto, perché il Napoli che era forte negli anni Ottanta col mito di Maradona ci sta dando delle soddisfazioni anche adesso. Speriamo che giovedì sarà un gol sia per noi in scena che per il nostro Napoli. Quindi il tempo di seguire il Napoli al San Paolo e poi correre qui al Teatro Bellini a seguire voi. Credo che purtroppo il tempo di seguire il Napoli a San Paolo, per quanto ci riguarda, non ci sarà. Per gli spettatori speriamo che faranno sia quello che l'altro, nel senso che vedranno il Napoli ma che sceglieranno anche di essere qui a teatro con noi. E poi era il riscatto sociale rispetto all'Italia. Cioè, un Napoli che non vince mai, sempre abbastanza denigrata da tutte le altre città, da tutti gli altri tifosi, improvvisamente si capovolge l'Italia, il sud diventa padrone dell'Italia e Napoli vince in Italia e in Europa. E ciò quindi per i napoletani è qualcosa di eccezionale, di meraviglioso. È facile parlare di Napoli quando proprio ieri sera un argentino all'89esimo griffa il gol della vittoria e fa esplodere di gioia una grande città. Beh, in effetti è stato un evento straordinario per noi, ci aiuta a portare avanti questo spettacolo. Sì, il connubio tra Napoli e gli argentini è sempre stato forte, perché qui comunque è passato l'argentino, l'argentino napoletano Diego Armando Maradona, e quindi noi non vediamo l'ora di raccontare questa storia di due ragazzi che vivono nella Napoli degli anni Ottanta, che sono immersi in questo contesto maradoniano e che però si battono in tante situazioni anche difficili. Il mito si perpetua, cavalca sempre l'onda del successo e della notorietà e mai viene meno. No, infatti noi crediamo che questo, il mito di Diego Armando Maradona, non viene mai meno. Anche il suo mito umano. Maradona alla fine risulta sempre un personaggio positivo, sia a livello sportivo, dove diciamo è un artista fondamentalmente, ma sia a livello umano.
E quindi infatti tanto è vero che noi nello spettacolo non vogliamo mettere l'accento negativo su Maradona, ma su ciò che è stata la strumentalizzazione di questo mito, come avviene per la strumentalizzazione del calcio in genere. Una storia che inizia dal 5 luglio 1984, che però per certi versi distrae l'attenzione dai reali e seri problemi della città di Napoli. Sì, perché proprio quando c'era la presentazione di Diego Armando Maradona allo Stadio San Paolo venivano messi in cassa integrazione degli operai dell'Italsider, che era questo polo siderurgico che stava a Bagnoli a Napoli, deturpando il panorama di Bagnoli, però che offriva molto molto lavoro a tantissimi operai e che stava cedendo, che stava venendo meno. Quindi dall'altro lato è una bellissima valvola di sfogo, è un bellissimo sogno, però distraeva molto dai problemi reali. Allora non resta che seguire lo spettacolo al Teatro Bellini dal 20 al 30 marzo. Diego Scarpitti, Federico TV.